È un video che ha realizzato in occasione dell'evento organizzato da Roma Servizi alla Fiera di Roma Bike and Fun. Il tema è quello della sicurezza, il punto di vista è quello ovviamente di chi ha l'onere del controllo dei comportamenti sulla strada, tanto degli automobilisti ma anche dei ciclisti, e quindi è interessante come la vedono da quel punto di vista. Ed è comunque un modo anche per spiegare che un versante per cambiare i comportamenti, no, non è un versante, una linea di attività è sempre quella di arrivare a una comunicazione più efficace che vada a fondo ed incida nei comportamenti delle persone. Molti atti, molte scelte sono dettate dall'abitudine, invece bisogna rompere alcune abitudini, considerare, approfondire e capire le situazioni in cui ci si trova. Video sofferto. Ce la possiamo fare. Dobbiamo considerare il peso. Audio. Sogna bisogno di sangue. Quello che ci ricorda la Polizia Municipale è che anche la bicicletta, il velocipede, noi dobbiamo rispettare le regole del codice della strada. E riporta una cosa interessante: utente debole della strada, pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. Prescrizioni previste per la circolazione dei cicli del codice della strada. Circolare occupando il margine destro della carreggiata, fila unica e maglie affiancate per un numero superiore a 2. Segnalare manualmente cambi di corsia e di direzione. Condurre il ciclo tenendo il manubrio ben saldo con ambedue le mani e senza che nulla ne ostacoli la presa. Utilizzare abbigliamento o dotazione rinfrangente in condizioni di scarsa visibilità e dal crepuscolo all'alba. Dispositivi di sicurezza passiva, cioè un'esemplificazione. La dotazione tecnica è stata creata appositamente sulle dinamiche di eventuali cadute e ne riduce eventuali danni fisici, non tanto. Ovviamente da non applicare le prescrizioni del codice della strada. Comunque sono il caschetto sicuramente, e i pantaloncini rinforzati, qua ci vengono mostrati, che vengono dati in dotazione a quella parte del corpo di polizia municipale che si sposta con la bicicletta. Dispositivi di rinfrangenza. Abbiamo detto prima che una delle prime iniziative. I primi gadget che abbiamo messo in palio per i dipendenti che sceglievano di venire in bicicletta sono state le bretelle catarinfrangenti, poiché vi è l'obbligo di portarle in determinate situazioni, di giorno anche nelle gallerie, come dicevamo prima, dal crepuscolo all'alba. Vari dispositivi sono mostrati, sono anche le luci davanti e le luci posteriori. E ormai il mercato offre veramente un'ampia scelta di tutte queste, di questi dispositivi. Queste sono un paio di esempi di bicicletta a pedalata assistita che sono anche pieghevoli. Una piccola notazione riguarda l'utilizzo della bicicletta pieghevole a Roma, che è ammessa sì in molte linee nella metro, ma nella metro, se uno legge bene il regolamento, non potrebbe portare una bicicletta pieghevole con la batteria. Quindi bisogna stare attenti a questo aspetto. Vi sono anche dispositivi che adattano biciclette esistenti e le rendono a pedalata assistita. Quello che invece è molto interessante è questo piccolo video, una simulazione. Ecco, proviamo. Si sente un po', il rumore di fondo è la città.
questo è un punto di vista. Naturalmente, quello che vi devo io dire come mobility manager è che, ripeto, è un punto di vista. Per far cambiare i comportamenti alle persone non è necessario solo spaventarli o dire che, però dire delle regole sì. Siccome il 99% degli utilizzatori di bicicletta mi risponde nel questionario di avere la patente, il conduttore della strada lo conosce e quindi le regole le deve rispettare anche quando utilizza la bicicletta, e questo va detto. Sicuramente un video che ci viene dall'Olanda, che ci fa vedere lungo una pista ciclabile che all'arrivo al semaforo si accendono tante lucine che facilitano il passaggio, sarebbe il passo successivo, cioè una città che diventa accogliente per chi si muove in bicicletta. Noi cominciamo comunque a dire come sono le cose fatte bene per una città come Roma in questo momento. Quindi il versante nostro di lavoro, ripeto, è doppio: ricordare il rischio da una parte e invitare però a scelte sostenibili di mobilità. C'era un'ultima chiusa? Sì, è quello che dicevo io, guardiamo al di fuori e vediamo come nel mondo si stiano sviluppando le infrastrutture per la mobilità in bicicletta. È una cosa che va ricordata dal codice della strada: l'obbligo di soccorso riguarda anche i ciclisti, no? Soccorrere un ferito è la misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento, un obbligo per chi viene coinvolto in un sinistro o anche per qualsiasi altra persona presente sul posto della medesima circostanza. Chiunque non ottempera l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni, si applica la sanzione amministrativa, eccetera, eccetera. Un ricordo che non mi pare. Questo è l'intervento che sicuramente in modo non proprio presentato, ma che credo sia opportuno divulgare, perché per definire delle politiche bisogna anche sapere quali sono le responsabilità del cittadino nel rispetto di tutta la normativa vigente. Io credo che a questo punto possiamo fare una pausa di... se non ci sono domande ancora... Una però alle 11 facciamo... Sì, se possibile rispondo. Sempre in merito alla indisciplina, nel video era vietato attraversare le strisce, però era autorizzata la sosta della smart sulle strisce pedonali, no? Ma era non era un video di analisi dei comportamenti degli automobilisti a Roma, se no stavamo tutta la fine. Magari riflettiamo pure su questo quando pensiamo all'indisciplina dei ciclisti. No, difatti io ho detto questo. Che il cittadino ha la patente, la macchina e la bicicletta. Quando utilizza la bicicletta deve stare attento, quando utilizza l'automobile deve stare attento e rispettare le regole del codice della strada. E non credo di aver detto niente di diverso, c'è cioè, no, sempre. No, la mia riflessione sul video in sé per sé, che diciamo ne commentavamo un po' con gli amici ciclisti, ci facevamo un bel passo. Ah sì, però il fatto che loro abbiano esemplificato, voi le avete considerate le corsie preferenziali? Tutti i possibili punti, perché con la bicicletta è facile pensare a scorciatoie, invece magari riflettiamo su quello che si sceglie, la via che si sceglie, no? Sì, ma purtroppo è vero che se il codice della strada chiama la bicicletta ancora velocipede, ma a me pare che invece si sta andando avanti col codice della strada, perché nella direzione delle norme che si svolge un processo civile che coinvolge tutti i cittadini. Non è questa la sede, secondo me, per discutere queste cose. Sì. Però ripeto, era centrato sulla bicicletta, ognuno poi può vedere qualsiasi sfumatura. Sicuramente. Io farei la pausa adesso alle 11. Sì. Cioè, la presentazione è sarà su, sì.